Abbiamo fatto quasi metà del Vangelo di Luca, prossimo anno l'altra metà. Quest'oggi noi abbiamo da affrontare un testo che è un po' un mix. È la parte finale dell'apostolato di Gesù in Galilea e l'inizio di questo lungo viaggio dalla Galilea a Gerusalemme, che per Luca è la chiave di lettura di tutto il Vangelo. Se noi guardiamo dall'alto questo testo, è un testo che ci obbliga a ruotare attorno alla persona di Gesù, a cercare di capire chi è, per poter dopo comprendere questo strano viaggio che comprende addirittura 10 capitoli, 9 capitoli e qualcosa, e che occupa la parte centrale del Vangelo, perché il Vangelo di Luca è di facile comprensione. Ministero in Galilea, il viaggio, ministero a Gerusalemme. Ora, quest'ultima parte, prima del viaggio, è una parte molto densa. Si apre con l'episodio di Gesù e i discepoli a Cesarea di Filippo. La gente chi dice che io sia e voi chi dite che io sia. Immediatamente dopo la confessione di Pietro, Gesù pronuncia la prima profezia della sua passione e della sua risurrezione. E subito dopo colloca le condizioni per essere suo discepolo. Abbiamo in seguito la trasfigurazione, l'episodio dell'epilettico guarito, la seconda profezia della passione e poi la discussione su chi è il più grande e chi può adoperare il nome di Gesù per guarire gli altri. Se noi osserviamo bene, sempre dall'alto, senza cadere nella lettura specifica di ogni testo con l'attenzione alle singole parti, noi notiamo che qui Luca ha fatto un gioco molto sottile. Alla linea 39 pone la domanda chi sia Gesù, perché la figura di Gesù rivoluziona il modo comune di pensare l'eroe. Normalmente l'eroe è bello, è forte, è vincitore, riesce sempre in ogni cosa. Mentre l'eroe di Luca è esattamente il contrario. Raggiunge lo scopo per una strada che non è quella umana, quella degli uomini. E quindi a quel chi dite che io sia corrisponde alla linea 45. Per essere grandi bisogna servire. Alla linea 40, la prima profezia della passione, corrisponde la linea 44, la seconda profezia della passione. Le condizioni per seguire Gesù sono in qualche maniera poi illustrate in questo episodio dell'epilettico indemoniato e al centro troviamo la trasfigurazione. Questo modo di procedere potrebbe indurci nella tentazione di vedere nella trasfigurazione quel momento che ci è caro, cioè l'eroe vincitore, il glorioso, il potente. Mentre invece per noi sarà una delusione se continuiamo a ragionare così, perché quando faremo, fra poco faremo l'analisi esegetica del racconto di Luca sulla trasfigurazione, ci accorgeremo
che la trasfigurazione è stata scritta sullo schema o sulla falsa riga dell'agonia del Getsemani. E quindi entriamo in questa logica dell'eroe apparentemente perdente, di fatto trionfante, ma apparentemente perdente. L'inizio del viaggio, siamo alla linea 46, incomincia con un rifiuto ed è sintomatico. Il nostro eroe non è un trionfatore, è un vincitore, ma non vince secondo la logica umana. E quindi questo viaggio che inizia con un rifiuto è un viaggio che non ha come prospettiva nessun trionfalismo. I discepoli e Gesù partono, arrivano in Samaria, la prima cosa che si trovano a affrontare è questo no, nel nostro villaggio non vi fermate. I discepoli naturalmente non reagiscono molto bene. E allora Gesù, alla linea 48, inizia una specie di pedagogia nei confronti di suoi discepoli. Spiega quali sono le esigenze della vocazione del discepolato, poi invia in territorio samaritano, quindi in un territorio ostile. 72 discepoli, i quali tornano, si vede che si trattava di una missione molto breve, tornano spiegando che la missione è andata al di là di ogni prospettiva. C'è questo momento di gioia perché il regno di Dio viene accolto, loro vengono rifiutati, ma il regno di Dio viene accolto. E c'è gioia per questo. E poi Gesù completa quanto aveva detto alla linea 48. Quali sono le esigenze per essere discepolo di Cristo? E poi alla linea 51 qual è il privilegio di essere discepolo di Cristo? Sempre legato al rifiuto dei Samaritani della linea 47, Gesù propone il comandamento dell'amore. C'è un dottore della legge che lo provoca e lui risponde. Ma è sempre una risposta a quel problema. Sicché dal rifiuto di Samaria iniziale, da una parte sgorga l'identità del discepolo che viene mandato in missione, si accorge che il regno di Dio viene accolto, anche se loro sono stati rifiutati, e dall'altra c'è il comandamento dell'amore che in qualche maniera abitua il discepolo a non odiare nessuno, neanche coloro che lo rifiutano. E appeso a questo insegnamento trovate il racconto esemplare del buon samaritano. Alla linea 53 cessa il primo tempo, chiamiamolo così, del viaggio. Inizia il secondo tempo. Ci troviamo stranamente a Betania. Capite che c'è un'incongruenza. Dalla Galilea si scende giù verso la Giudea. Questo è il viaggio. Solo che Betania si trova a pochi chilometri da Gerusalemme, quindi lui sarebbe già arrivato. Comprendiamo allora che l'artificio del viaggio è uno stratagemma narrativo di Luca per indicare il lento avvicinamento di Gesù al Calvario. Però poi sulle esigenze geografiche di questo viaggio abbiamo parecchio da discutere. C'è l'episodio di Marta e Maria, dove normalmente noi siamo abituati a vedere
in Marta, il cristiano che si dedica alla carità, alla vita attiva, ad aiutare il prossimo, a spendersi. E Maria, invece, la vita contemplativa, i monaci. È un Gesù che dice, di voi che fate la vita attiva non mi interessa proprio per niente, mi interessa coloro che fanno la vita contemplativa. E noi rischiamo di mercoledì. Gli esegeti ci dicono, no, non è così. Lasciate stare che preti, monaci, soprattutto monaci, dicano questo, ma il testo biblico non è questo. Testo biblico in questo caso, mi fermo perché non faremo esegesi di questo brano, allora per spiegare e dissipare l'equivoco bisogna chiarire un momento, penso che tutti quanti lo abbiate in mente questo episodio. Allora, il messaggio di questo episodio è duplice. Il primo è che ciò che è importante nei confronti di Dio non è ciò che si fa per Lui, ma ciò che è importante nei confronti di Dio è il suo ascolto. Ascoltarlo. Poi tutto il resto viene da sé. Ma se ti manca l'ascolto, puoi fare delle cose che non sono corrette. Magari lo fai con buona intenzione e con retta intenzione. Questo episodio di Marta e Maria è stato studiato parecchio da noi biblisti, soprattutto da noi, stranamente, veterotestamentaristi. Voi vi chiederete cosa c'entra l'Antico Testamento con questo episodio del Nuovo. C'entra sì, perché lo schema fondamentale della narrazione di questo episodio è stato rubato da Luca a Geremia, capitolo 7. In Geremia, capitolo 7, versetto 21 e successivi, o 23 e successivi, adesso non ricordo quale dei due numeri sia giusto, Geremia dice, guardate, voi ebrei fate delle cose per amore di Dio, sbagliate. Fate sacrifici, fate olocausti. Se però voi andate alle origini del vostro popolo, cioè l'Esodo, quando vi siete trovati al Sinai e Dio vi ha proposto di fare l'alleanza con Lui, Dio non vi ha dato nessun ordine di fare né sacrifici né olocausti. Vi ha chiesto una cosa sola. Ascoltate la mia voce. Geremia pone dunque da una parte l'ascolto della voce di Dio e dall'altra l'atto di culto. E dice no. Sì. In questo episodio Luca fa la stessa cosa. Da una parte pone l'ascolto e dall'altro tutte le premure dell'ospitalità che Marta esercita nei confronti di Gesù. E Luca dice no. Sì. È importante l'ascolto. Bisogna intendersi, perché noi quando diciamo ascolto molto spesso diciamo qualche cosa di monco rispetto al concetto orientale. Voi adesso mi state ascoltando, non è vero, mi state udendo e poi state facendo una elaborazione intellettuale per vedere se ciò che dico sono stupidaggini o sono cose serie, se sono cose da temere o se sono cose da buttare. Ci siamo? L'orientale dice, questo non è ascolto. Questo è acroaomai,
Acroaomai è l'audizione e l'elaborazione intellettuale. Stop. Acuo, ascoltare, invece è l'audizione, l'elaborazione intellettuale, Achtung bitte, la memorizzazione, e la traduzione dal momento razionale al mondo interiore del sentire, in modo che ciò che si è capito e memorizzato diventi modo di rapportarsi alla vita. Questo è l'ascolto, è un'operazione. Per noi l'ascolto fondamentalmente è passività. Uno parla, io ascolto. No, in Oriente non è passività. Prova ne sia che San Giacomo, quando scrive la sua lettera, dice siate tachis nell'ascoltare. Grazie. Adesso capite perché appena trovate colui che ha tradotto la lettera di Giacomo dal greco, gli dovete far mettere le manine sulla tavola e voi con un martello, tin 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 tin. Perché non ha tradotto siate veloci. Ma disposti. No, tachis. Un cuore quando batte forte non è un cuore disposto, è un cuore veloce. La tachicardia indica il cuore veloce, non un cuore ben disposto. Perché Giacomo dice siate veloci nell'ascoltare? Cioè siate veloci a fare questa operazione, perché l'ascolto è una fatica. E Gesù dice, nell'ambito della fede, l'ascolto è la parte migliore. Perché quando tu fai questa operazione, tu benissimo hai capito ciò che Dio chiede da te, senza che tu sia ripetitivo o ripetitiva di schemi altrui. Ma fare il bene significa fare come San Francesco, come, che so io, Sant'Ignazio di Loyola. Ma chi te l'ha detto? Tu sei San Francesco, noi allora? Tu ascolta. Questa operazione è fatica. Ma quando tu l'hai fatta, tu sai benissimo che cosa Dio chiede da te. E sai che cosa fare. Certi pregiudizi te li metti via. Diventare prete è una cosa importante. Sposarsi meno perché tutti lo fanno. Classico ragionamento capitalista. Perché dove c'è l'abbondanza della merce, la merce costa meno. Dove c'è scarsità di merce, la merce costa di più. Allora diventare prete è una cosa importante, sposarsi no. Arriva la mazzata di San Paolo che dice diventare preti è un carisma, sposarsi è un carisma. Mi spiego? Allora, quando tu ascolti, hai parametri di giudizio diverso e quindi hai parametri operativi diversi. Non vai più per schemi, ma segui la via della verità. C'è il secondo messaggio di questo testo, che è di una finezza classico dell'Oriente. Quante volte voi siete persone amate, ma non soddisfatte? Perché l'altro vi ama come piace a lui, mentre tutti noi desidereremo essere amati come piace a noi. Provate ad osservare questo uomo.
È stanco morto, arriva nella casa degli amici per avere un momento di pausa e di riposo. C'è l'amica, che è l'amica del cuore. Guardate che Marta è l'amica di Gesù, non Maria. C'è Marta che lo assilla. Vuoi questo, vuoi quello, ti faccio questo, ti faccio quello. Oh. L'altro invece lo accoglie, si siede lì e lo ascolta. Marta ama Gesù come vuole lei. Maria ama Gesù come Gesù desidererebbe essere amato in quel momento. Quindi comprendiamo anche qui, dal mondo orientale, che l'arte del voler bene non è solo esprimersi verso l'altro, e anche chiedersi l'altro cosa desidera delle mie espressioni di affetto, perché ci potrebbero essere alcune che all'altro non vanno. Provate a guardare i bambini piccoli, la libertà che hanno. Tu vai lì, li baci una volta, due volte, la terza volta tirano via la guancetta, cioè ti mandano e basta. Qual è il messaggio? Mi devi voler bene come voglio io, non come vuoi tu. Osservate i piccoli, sono grandi maestri, bisogna saperli osservare però. Quindi questo brano, scordatevelo che parli della vita attiva e della vita contemplativa, perché se fosse Paolo ad ascoltare chi parla così, uno sganassone glielo darebbe volentieri, perché ognuno ha il suo carisma. E ogni carisma è dono di Dio, e non c'è da parte di Dio un apprezzamento maggiore per un carisma e un apprezzamento minore per un altro. Sì o sì? Difficile è l'alternativa. Bene, solo in seguito a questa lezione formidabile dell'ascolto, allora Gesù insegna il Padre nostro. Gesù appena ha finito di pregare, i discepoli dicono: Giovanni, il Battista, ha insegnato a pregare i suoi, il che era il distintivo del club. Ogni gruppo di un grande maestro aveva una preghiera segreta. Nessun altro conosceva quella preghiera se non i discepoli di quel maestro. Tutti quanti i grandi maestri dell'epoca avevano insegnato una preghiera particolare ai suoi discepoli perché si sapessero riconoscere tra di loro, una specie di parola d'ordine. E l'unico era Gesù, al quale di queste cose qua proprio non è che gli interessasse molto. E allora i discepoli gli ricordano il problema, gli dicono: insegnaci a pregare. E Gesù insegna il Padre nostro. E con grande meraviglia, nel Vangelo di Luca, noi troviamo un Padre nostro detto in economia. È piccolissimo. Non è il Padre nostro che preghiamo noi. È molto più breve. Padre, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri peccati come noi rimettiamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione. Amen. E tutte le altre parti non ci sono. E se noi dovessimo studiare esegeticamente il Padre nostro, scopriremo una cosa interessante, che tutte queste altre parti sono aggiunte che Matteo fa al Padre nostro originario e dipendono alle volte da automatismi sinagogali, altre volte di frasi di Gesù dette in altre circostanze e infilati nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà è tipico della preghiera del Getsemani. Matteo prende e spaff, lo mette lì.
che sei nei cieli è tipico degli automatismi liturgici sinagogali. Matteo, che scrive per gli ebrei, prende e la mette lì. Ma liberaci dal male è semplicemente la composizione del secondo stico di un parallelismo mancante. Non ci indurre in tentazione, c'è uno stico sospeso, mai in Oriente uno stico sospeso. Perché non serve alla recita. E allora gli ha infilato, ma liberaci dal male. Chiaro? Quest'ultima frase probabilmente Gesù non l'ha mai detta, mentre le altre le ha dette altrove. Potremmo divertirci un mondo a fare l'esegesi del Padre nostro, oggi no. Gesù dunque sta iniziando un insegnamento sulla preghiera e dice: questa è la preghiera, ma anche questo è lo schema di qualunque preghiera. Padre nostro è due cose, è la preghiera del gruppo, è la preghiera di ogni cristiano, e quindi il distintivo di ogni discepolo di Gesù, ma è anche un modello su cui eventualmente tu puoi costruire altre preghiere. Di conseguenza, Gesù, che ha iniziato a parlare della preghiera insegnando il Padre nostro, parla dell'insistenza e della continuità della preghiera. L'insegnamento di Gesù, infatti, dice: pregate sempre senza stancarvi. E porta l'esempio dell'amico inopportuno. Sono già tutti a dormire, arriva l'amico. Pensate se lo fanno a noi. Sei stanco, morto. Vai a dormire. Già la vita è un po' rompina, per cui non puoi dormire le tue 8 ore, le tue 7 ore, ma di solito dormi sulle 6 ore perché non c'è tempo. E nel bel mezzo del sonno, alle 2:30 di notte, ti capita un tanghero che ti dice: scusa, hai un panino? Quel tizio che rovina il sonno al prossimo siamo noi. E Gesù dice: fatelo nei confronti del Padre Eterno. Chi è dentro in casa e sta dormendo, il Padre Eterno. E Gesù dice: comportatevi come quello là, senza tante storie. Pregate instancabilmente. Pregate sempre, con insistenza. Questo è l'insegnamento. E poi parla dell'efficacia della preghiera. Finito il secondo tempo.